Questo programma è offerto da Neapolis Informatica, Confetti Crispo, Beauty Line, Liquori Desiree, Club Italia, Donna Sofia, Vulcano Shop, Erba Negra, Doccia Time. Presto detto, presto fatto. Bentrovati e benvenuti ad un'altra puntata con noi di Forza Napoli On The Road. Risultati della sesta giornata: Spezia-Milan 1-2, Inter-Atalanta 2-2, Genova-Verona 3-3, non colorati-Sampdoria 3-2, Empoli-Bologna 4-2, Sassuolo-Salernitana 1-0. Anche qui non meritava la Salernitana di perdere, meritava forse il pareggio. Udinese Fiorentina 0-1, Lazio Roma 3-2, Napoli Cagliari 2-0, Venezia Torino 1-1. Questi risultati hanno denotato la seguente classifica: il Napoli al comando con 18 punti, il Milan a 16, l'Inter a 14, la Roma a 12 come la Fiorentina, Lazio 11 come l'Atalanta, l'Empoli 9, non colorati 8 come il Bologna, Torino 7 insieme a Sassuolo e Udinese, Verona 5 con Sampdoria e Genova, Spezia 4, Venezia 3, Cagliari 2, Salernitana 1. Il Napoli archivia anche la partita con il Cagliari, sapendo amministrare il vantaggio, accelerando o addirittura fermandosi, fateci caso, per contenere gli avversari con passaggi tutti razionali. Anche se il Cagliari era venuto al San Paolo per difendersi, per stessa missione, non, io non faccio il tecnico come tutti quanti gli altri, tutti i journal city sono tutti tecnici, io dico, avrei fatto, ha detto, ha sbagliato, no, perché ognuno ha un mestiere suo. E allora, lo stesso Mazzarri ha ammesso a domanda specifica, risposto, abbiamo fatto una bella partita difensiva contro una squadra che ne ha dato 4-5 a tutti. Io non mi esalto, ma vi invito ad una constatazione. Perché io credo tanto a questo Napoli? Vedete? Questa è la tabella che adesso vedrete in ogni puntata. Mi esalto un poco per un motivo logico. Il campionato italiano da sempre, per quanto i journal city manco lo sanno forse, l'ha vinto sempre solo la squadra in linea di massimo che ha incassato meno reti, cioè che ha subito meno gol. Ad oggi, dopo sei giornate, il Napoli ha fatto 16 reti e ne ha subiti 2, il Milan ne ha fatto 12 e ne ha subiti però 3, l'Inter, che è la più accreditata allo scudetto, è vero che ne ha fatto 20, però ne ha subiti 7. La Roma del mago Mourinho ad oggi ne ha segnati 14, ne ha subiti 8. La Fiorentina, che io temo, ve lo dissi, deve essere tra gli outsider del campionato, tutto sommato, guardando questi numeri, fa meno paura, perché ha segnato solo 9 gol, ma ne ha incassate altrettanti. La Lazio, che incomincia a masticare, a conoscere il sarrismo, ha fatto 15 gol e ne ha subiti 9. L'Atalanta ne ha segnato solo 8. Vi ricordate, era una macchina da guerra l'Atalanta, però pare che stia tornando gradatamente, e ne ha subiti solo 6. Questo è il computo sul quale mi vado a regalare dei momenti di serenità, ma non mi esalto al punto che voglio sentire i tifosi. A te Lino Gallo, a te Vittoria Veneziano, poi ci vediamo subito al ritorno. Ciao!
e voi ci credete, io veramente tanto. Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Forza Napoli on the road. Siamo qui sempre per le vie di Napoli per ascoltare i vostri pareri, perché voi siete i nostri protagonisti. Partitone spettacolare a sole 6 giornate, siamo al primissimo posto. Ve lo aspettavate? A te, Lino. Amici tifosi, un saluto da Lino Gallo e ben ritrovati con Forza Napoli on the road. Con il nostro tour vesuviano ci troviamo in quel di Ottaviano. Il Napoli vince con il Cagliari 2-0, grandissima vittoria e soprattutto sesta vittoria di fila. Vediamo un po' come la pensano i tifosi di Ottaviano e soprattutto un saluto a tutti voi, ma ci tengo anche a salutare il mio cameraman Fabio e il fotografo Gaetano. Vi aspetto, venite con me. Nome? Peppino. Signor Peppino, sì. 2-0 Napoli-Cagliari, sesta sì. vittoria consecutiva. Sì. Ma il Napoli fa sul serio. E noi ce la giochiamo, il pallone è tondo, perciò andiamo avanti. Quello che ci manda il Signore, se vogliamo pensare che siamo superiori agli altri, è una forte squadra, ma ci sono anche altre squadre forti. Perciò c'è da giocarsi fino all'ultimo, secondo me. Quante capacità? Quante possibilità il Napoli, a questo il 25%. Io 25%. 25%. Quindi, ottima possibilità per la Champions. Per la Champions. Quindi nei primi quattro. I primi quattro. Un buon viaggio. Un buon viaggio. Un buon viaggio. Un buon viaggio, ragazzi, questo è un buon viaggio. Signor Pepino, è un buon molto viaggio. Simpatico. Un buon viaggio. Però il migliore in campo ieri chi è stato? Per me è stato quel Aguissà. Nome? Luca. Signor Luca, la verità, ma lei si aspettava che non, cioè, dopo 6 giornate il Napoli stesse ancora così in pole position da sola? No, assolutamente, cioè, tutti quanti lo speravamo, ma non ce l'aspettavamo, è meglio così, e continuiamo così. Dobbiamo continuare così. Bisogna andare sempre più forte, perché noi ci carichiamo, ci galvanizziamo. Qualcuno dice che non ci dobbiamo montare la testa perché è troppo presto, solo l'inizio, lei che pensa? Meglio tenere i piedi per terra, poi gioiamo alla fine. Ma secondo lei questo apporto, diciamo rispetto all'anno scorso, è stato grazie al nostro nuovo allenatore Spalletti? Io penso che abbia creato più feeling nella squadra, i ragazzi si divertono. Poi io non sono un grande intenditore di calcio, sono più per gli sport motoristici. Però da quello che vedo che i ragazzi sono più contenti, giocano con armonia e quindi questo può essere che da quella marcia in più che serviva. Sempre al centro di Ottaviano, nome? Gaetano. Gaetano, Napoli-Cagliari 2-0. Allora, il Napoli fino a questo momento mi sta piacendo. Abbiamo una delle più forti attacchi, la miglior difesa. E poi quest'anno sto vedendo una cosa nuova rispetto agli altri anni, che è il centrocampo solido. Con questo nuovo innesto di Anguissà, un nuovo Mario Rui, un nuovo Zielinski e anche le riserve, anche le riserve. Politano, un as, che Lozano, che diciamo sono riserve, però sono titolari. Quindi abbiamo molto, anche una, molto completo. Sì, abbiamo anche una bella panchina lunga, quindi ce la possiamo cavare. Fino adesso. Quante possibilità ha questo Napoli di poter non lottare per lo scudetto, vincere lo scudetto? Allora io sono fiducioso, anche se all'inizio ero un po' scettico sull'allenatore, però fino a questo momento mi sta piacendo. Nome? Tommaso. Tommaso, ma secondo te da 1 a 10 come sta giocando il Napoli? 10. Mi piace come sta giocando, con questo nuovo acquisto che è Anguissa, la squadra è cambiata totalmente. Verticalizza molto di più, è molto più offensiva. Insomma, noi ci crediamo. Cosa tu credi si può dire secondo te? Sì, io credo che lo scudetto sia un possibile traguardo. Nome? Raffaele. Raffaele, come vedi questo Napoli? Napoli è una grandissima squadra, è bellissima. Può prendere lo scudetto, può fare un bellissimo campionato. Tante possibilità. Tante possibilità di tante cose. Migliore in campo, chi è stato? Osimhen è Insigne. Nome? Gaetano. Gaetano, secondo te il Napoli è solo questione di fortuna perché sta giocando ancora con le più piccole o secondo te sta giocando proprio bene da Napoli? Sì, sta giocando proprio bene da Napoli e credo che quest'anno meriterebbe pure lo scudetto di come sta giocando. Ma questo merito va dato a Spalletti secondo te? È un po' in generale, società e Spalletti compreso.
Nuovo acquisto Anguissa, come l'hai visto? Ottimo, un ottimo acquisto. Rapporto qualità-prezzo eccezionale. Diciamo che non ha niente a che vedere con Bakayoko. No. Già ci sono tanti che vendono farzoletti a Napoli, quindi Bakayoko ha fatto bene dove sta. Nome? Carmine. Signor Carmine, Napoli-Cagliari 2-0, la sua impressione? È una squadra che sta dominando il campionato, l'ha confermato proprio ieri un grande Osimhen, un grande Insigne che merita un ottimo contratto anche perché ha fatto un buon europeo. E quindi non vedo De Laurentiis perché non si muova a fare un contratto decente al capitano, che oltre ad essere napoletano io lo considero un grande campione napoletano. Come si spiega la stessa squadra dell'anno scorso? Il Napoli è cambiato nettamente, solo la mano dell'allenatore è Anguissà o c'è altro? Il timoniere, il comandante, noi abbiamo due comandanti come dice Spalletti, abbiamo un capitano che è De Laurentiis, il comandante è Koulibaly, forse lui si nasconde dietro a Koulibaly che lo spinge, perché proprio ieri Koulibaly invogliava, non mi ricordo il suo Rachmani ad accelerare, a far muovere la palla, pilotava la squadra. Io sono stato pure a Castel di Sangro, ho visto fare delle cose a Spalletti che non faceva Gattuso. Sono stato meravigliato dal fatto che gli lui sembra un altro calciatore. Ma tutti. Cioè, mi state chiamando, cosa volete dire? Fatemi capire. A me piace Napoli con il gioco che sta facendo, mi sta divertendo molto. Se non giochiamo se non lo vinciamo quest'anno lo scudetto non si vincerà più. Quindi ragazzi, vinciamo lo scudetto. E forza Napoli. Si gioca per lo scudetto, non vedo nessuna squadra attualmente superiore a Napoli. Forza Napoli. Forza Napoli. Nome? Raffaella. Raffaella, ma secondo te il Napoli sta giocando come deve giocare? Eh sì, sta giocando molto molto bene. Spalletti, quando è stato annunciato che fosse il nuovo allenatore del Napoli, a te ti piaceva realmente? Sì. Sì. E su Insigne? Insigne, Insigne, Insigne. Nome? Antonio. Antonio. Che sta succedendo a questo Napoli? 6 vittorie consecutive, Napoli-Cagliari 2-0. È esplosivo, dobbiamo fare sempre così. Speriamo che ci viene bene. L'importante è la grinta, ce la stanno mettendo e speriamo che riusciamo in questa battaglia, anche secondo se è lunga. I meriti sono solamente di Spalletti, cioè la stessa squadra dell'anno scorso? No, io faccio pure i complimenti al presidente, guarda, indipendentemente da tutto, perché ha riuscito a carpire la situazione, anche se non ha fatto acquisti. Ha fatto un grande acquisto, Anguissà. E ci ha sorpreso su questo, perciò, su questo Anguissà, quindi speriamo che vada così e sempre forza azzurra. Siamo troppo forti. Siamo troppo forti. Nome? Pasquale. Pasquale, sembra che non sapevi il tuo nome. Tifoso del Napoli? Sempre. La maglietta è il colore del nostro sangue. Dimmi una cosa, Pasquale, che sta succedendo a questo Napoli? Sul serio. Io, da quando sono piccolo e mi sono vissuto il Napoli, desidero nel campo 22-11 Lavezzi. E ora mi raccomando, non cambiate assolutamente canale, un po' di pubblicità. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente. Amore, sono a casa. Amore, allora com'è andata? Riunioni. E tu? Che cosa hai fatto in questi giorni? Ho ristrutturato il bagno. Bene. Come hai ristrutturato il bagno? Vieni a vedere. Dai. Ta-da! Ehi, tata, quanto ci è costato? Con Doccia Time pochissimo e incomoderate. Adesso però ho da fare. Cosa? Devo godermi il mio nuovo bagno. Mio? Il nuovo? Il bagno è anche il mio! Ta-da! Doccia Time. Presto detto, presto fatto. Qual è il tuo desiderio? Desidero solo le fragoline Desiree. www.liquaridesiree.it. Liquari Desiree, il meglio che c'è. A casa mia è sempre festa quando c'è Donna Sofia.
I miei figli adorano la mozzarella ed io sono sicura di dargli un alimento sano e genuino. Con Donna Sofia, la mozzarella di casa mia. Chi l'ha detto che ci si deve far belli solo d'estate? Con Beauty Line hai la garanzia di essere sempre al top, per essere sempre in forma 365 giorni l'anno e con poco sforzo. Beauty Line, via Zabatta 35, Ottaviano. La bellezza sotto casa tua. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente. Vedo, ho sentito i tifosi un po' tutti quanti convinti, piano piano, piano piano, piano piano, piano, non ci saltiamo per niente perché ora la delusione sarà atroce, potrebbe essere, fa finché la barcava, lasciamolo andare e restiamo, ecco, non viene mal di mare a nessuno, perché se poi arriva qualche onda, che può capitare, perché siamo solo alla sesta giornata e ce ne stanno panati 34, su tante, insomma, veramente tante, 32 per l'esattezza. Questo Napoli, la partita con l'Atalanta mi ha dato qualcosa in chiaroscuro e mi ha fatto capire tanto lavoro che fa Spalletti. Veramente, io ho sempre saputo da vecchi allenatori, da vecchi calciatori, che tutto sommato il mister avrebbe inciso al 15, 10, 15, 20%, addirittura il compianto Rambone diceva non ci azzecca proprio niente all'allenatore, sui giocatori che vanno in mezzo campo, ed è vero. Però se fosse vivo il buon Rambone, mi piacerebbe dirgli che forse Spalletti qualcosa l'ha fatto, perché ha fatto un lavoro di testa esagerato. Guardate, adesso i ragazzi si vogliono bene, si parlano, stanno insieme, riescono a fare delle cose che prima non facevano, ognuno andava per casa, erano dei piccoli gruppetti, invece questi li ha riuniti tutti quanti, è stato veramente capace. La partita con il Cagliari me l'ha dimostrato e per questa partita io vi dico che metto tutti quanti i calciatori oltre la sufficienza. Qualcosa in più la vorrei dare a Koulibaly, Mario Rui, Zilinski, Anguissan, Fabian, lo stesso Politano e permettetemi spendere una parola per il capitano che ieri, a cui ieri è stata consegnata la maglia delle 400 partite. Ebbene, questo ragazzo, perché poi rendiamoci conto, è un ragazzo, è il capitano e non il comandante, come dice il buon Spalletti, veramente è un capitano a 360 gradi. L'ho apprezzato moltissimo quando Osimhen, sul secondo fallo del calciatore del Cagliari, ha cercato di reagire, lui è andato subito, ha preso con la mano, con le pacche, insomma mi è sembrato vedere una lite tra persone e l'amico, il papà, la mamma, il fratello maggiore che se lo porta via, veramente ne vale la pena. Mi dispiace però che devo ancora rilevare in qualche pagella i non riconosciuti meriti a questo ragazzo, perché ci sono alcuni Journal City che ho difficoltà a chiamarli, quindi Journal City, loro se sono fatto un sito, se lo stanno portando avanti molto bene, complimenti, fate il vostro lavoro, io non sono social come voi, ma rimanete Journal City perché non andate oltre il vostro naso, i quali continuano a ritenere un mezzo calciatore pur essendo lui stesso in grado di apprezzare, praticamente uno che non è in grado di apprezzare uno stop con palla in contrabbalzo e che con l'esterno del piede ha fatto un tunnel al suo marcatore, per me non è mai, manco Journal, rimane solo City. O c'è l'Icon, ma che t'ha fatto? Sentiamoci per il prossimo turno, ciao! Ragazzi, al centro di Ottaviano, per farvi capire, no, qua abbiamo un sindaco, non un sindaco, dicevo io sto sopra, sto sempre in ufficio, che gira per strada e va vedendo le cose che vanno a posto o meno. Al centro di Ottaviano abbiamo il nostro grande sindaco. Buonasera a tutti, ciao, come stai? Benissimo, benissimo, è un piacere per me, tu grande tifoso del Napoli, sempre. Quindi la tua opinione adesso, non parliamo di politica, parliamo di Napoli in questa trasmissione e soprattutto da tifoso mi devi dire la tua impressione su questo Napoli. A dire la verità, io l'ho scritto anche su Facebook l'altro giorno,
avevo perplessità su Spalletti. Sinceramente mi sono ricreduto, è un allenatore che riesce a leggere la partita, un Napoli perfetto, con la speranza che la forma fisica reggerà sempre e credo che ci porterà lontano. Ho trovato uno Spalletti diverso anche nei modi di fare, anche di porsi con i giornalisti rispetto a Milano e a Roma, quindi credo che con questo comportamento e queste capacità tecniche sia del Napoli che del mister potremo andare lontano. Sì, ma tra di noi no, ma che è successo a questo Napoli? La stessa squadra, tutto identico, cambia solo Spalletti e Anguissà. Che è successo? Diciamo che il presidente ci vede sempre lontano. Io ero uno anche quelli che si lamentava del presidente, però effettivamente ha fatto un colpo di mercato con il centrocampista e quindi all'epoca, l'anno scorso, con Osimhen, che comunque gli sta dando ragione, comunque gli sta dando ragione, la squadra sta girando. Ci credi, l'anno buono. No, io non parlo, sono scaramantico, quindi non... Ragazzi, il sindaco è scaramantico, sì, molto, se è scaramantico, siamo scaramantici anche noi, evitiamo. Molto scaramantico, quindi non parlo di nulla, spero che veramente ci possa far divertire, perché veramente quest'anno, in queste sei partite, ci stiamo divertendo. Non il solito Napoli rimissivo, e la cosa che ho notato, che è la cosa più bella del Napoli di quest'anno, è che anche sull'1-0, 2-0, comunque la partita non è finita. E continua a lottare per segnare, quindi questo è importante, perché una partita difficile in qualsiasi modo sei sicuro che ti diverti lo stesso. L'importante è farci divertire. Sindaco, tu confermi che Ottaviano è biancazzurro, no? Ottaviano è napoletano, non so gli altri perché per quali squadre tifano, ma ci sarà una minima parte sicuramente. Quindi nel nostro tour Vesuviano siamo capitati bene, sì, 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 sì. Napoletani sempre, forza Napoli, forza sempre. Nome? Alessandro. Alessandro, secondo te il Napoli già sta giocando bene o potrebbe andare ancora di più? Ma io penso che comunque il Napoli sta dimostrando di essere una grande squadra oggi come oggi. Come dice il mister Spalletti, pensa che il Napoli può sempre migliorare e provare a puntare lo scudetto, anche se oggi come oggi a Napoli non si nomina ancora questa parola, perché giustamente l'entusiasmo è grande, però sono solo sei partite, quindi non credo che dobbiamo pensare già alla grande. Il Napoli sta giocando bene, con poco entusiasmo, con calma. Dobbiamo giocare partita per partita e poi dopo alla fine vediamo dove arriviamo, perché comunque c'è l'Inter, la Juve oggi come oggi, pure se sta a 8 punti, ma sappiamo com'è il campionato italiano, può far paura. Poi c'è la Roma, comunque le squadre ci sono. Poi ora già domenica dobbiamo andare a Firenze e troveremo già un campo difficile, che a Napoli, il Napoli è stato sempre in difficoltà in questa partita. Noi ci ricordiamo anche la partita di Firenze 4 anni fa che abbiamo perso uno scudetto, quindi ce ne sono di ricordi. E poi partita dopo partita dobbiamo vedere di continuare così. Poi c'è il problema a gennaio per la Coppa America, che Anguissà, Osimhen e Koulibaly sono tre perni principali per la squadra e dobbiamo sperare, speriamo in questo miracolo perché lo attendiamo da tanti anni. Speriamo, direi, a vincere tutte le partite ora, così quando arriveremo a gennaio. A gennaio, così che poi siamo preparati a fare qualche passo falso, quindi oggi, in questo momento dovremmo fare 3 punti ogni partita, poi dobbiamo vedere, sicuramente prima o poi arriverà un risultato negativo perché il pallone è così. Ragazzi, voi credete solo tifosi maschi ad Ottaviano, anche tifosissime donne. Nome? Claudia. Claudia, tu che mi fermi e dici io sono tifosissima del Napoli. Sì, la esatto. La telecamera è lì, dici quello che vuoi. Forza Napoli, siete fortissime, forza Insigne. Nome? Vincenzo. Io Vincenzo, ma parliamo un po' di questo Napoli, è contento? Contentissimo sia per l'allenatore che per i giocatori, per tutta la squadra, sta funzionando bene, sono contento. Pensa che possa essere una discesa o una salita alle prossime partite? No, io penso che se il Napoli continua così a valorizzare singolo giocatore, penso che il Napoli sia in crescita. Anguissa, ne vogliamo parlare? Ottimo, è stato l'assetto del Napoli, l'assetto giusto per far funzionare tutto il Napoli, l'assetto a centrocampo giusto, ha dato stabilità a tutta la squadra. Di Osimhen, secondo lei, si aspettava che fosse realmente così? Noi abbiamo visto già dall'anno scorso, ma abbiamo visto ben poco, tra Covid, infortuni, eccetera. No, io sono contentissimo per Osimhen, perché per me è un cavallo di razza, un vero cavallo di razza. Si dice che il cavallo di razza si vede alla fine, però noi lo stiamo vedendo già dall'inizio. Mostra una forza bestiale, sia atletica che fisica, sono contentissimo. Sempre qui al centro di Ottaviano, nome?
Aniello. Signor Aniello, grande vittoria del Napoli, 2-0 con il Cagliari. Il Napoli è una fede, si ama, non si discute. Ieri il Napoli una volta ha fatto il 2-0, ha fatto allenamento per la partita di giovedì. È un grande Insigne, un grande Osimhen, un grande tutti. Ci sta deliziando, questo no, ci sta deliziando, a prescindere dal risultato, è effettivamente un gioco spumeggiante. È bello, migliore bello. In campo qual è? Osimhen. È un poco anguissato. Anguissà. Non se l'aspettava. Eppure il nostro grande Lorenzo Insigne. Ma altro che sul serio, il Napoli quest'anno per me, appassionato di calcio, è il più bel Napoli degli ultimi 20 anni. Credo che Spalletti in solo 2 mesi ha inquadrato tutte le problematiche che, se esistevano, perché io sono convinto che Gattuso ha fatto bene l'anno scorso, ha inquadrato le disponibilità e le sta utilizzando nel modo migliore. Cosa manca a questo Napoli per diventare un top, un club top in Italia? Un presidente che al momento opportuno, invece di fare cassa, riesca a comprendere che è il momento opportuno per battere il chiodo e cercare di avere un grande risultato quest'anno, perché sono convinto che questo è l'anno giusto. Sembra giusto anche, no, ma per si aspetta lo presidente, è importante, è fondamentale, assolutamente sì. Assolutamente sì. Acquisti del Napoli in questo momento, sembra Osimhen è un nuovo acquisto del Napoli, e Anguissà. Ma chi lo Napoli sta friendo pesce con l'acqua? Anguissà l'ha pagato 1 milione di euro, ha confermato gli esistenti, a Mario lui non voleva cacciare, o voleva mandargli qua in Serie B. Per me è il miglior terzino di fascia a sinistra. Forse negli anni scorsi non ha espresso il massimo, ma oggi sta giocando divinamente bene. Quindi io credo che la squadra sia abbastanza equilibrata e la sostituzione al centro, vicino a Koulibaly, al posto di Manolas, di Rachmani, è stata proprio una scelta tecnica azzeccata. Ma forse anche più che tecnica, perché là c'è stato pure qualche problema con Manolas, il quale si sarà sentito ferito nell'onore perché è stato richiamato per quella cazzata che fece con Morata. Ma può capitare. Comunque è un grande Napoli. Grande Napoli. Luigi Damiano. Signor Luigi, vogliamo parlare un po' di questo Napoli? Sì, assolutamente. Ieri è stata una partita di relax praticamente. È come guardare la partita facendosi un massaggio, perché è stata proprio facilissima. Rispetto forse a qualcun'altra che un po' ci ha spaventato, forse qualche errorino di Manolas, qualcosina, invece questa volta è stato proprio... È stata veramente una partita senza storia. Secondo lei riusciremo ad andare sempre così oppure avremo problemi con le più forti, diciamo, in futuro? Se la Coppa d'Africa non ci porterà via i 3 fuori classe, penso che andremo fino in fondo, con questa mentalità però. Secondo lei la mentalità vincente è quella di Spalletti? Sì, un allenatore che ne capisce, è internazionale. Sono le ultime due domande, Osimhen e Anguissa, come sono? Osimhen è incontenibile, Anguissa penso che il mister adesso gli dirà di tirare in porta quando arriva. E già ci ha provato in realtà. Ma ci ha provato una volta, quindi adesso deve provarci di più, perché secondo me è un fuori classe anche lui. Insigne invece che si sta parlando un pochino di meno? No, io Insigne, cosa vogliamo dire di Insigne? Si è detto già tutto. È il nostro fuori classe, il nostro capitano. È stato contento che è rimasto? Sì, io penso che se ci qualifichiamo in Champions gli farà un contratto a vita il presidente. Eh sì, è un grande tifoso che ha detto ti faccio un po' compagnia, perché giustamente ma dobbiamo guardare la pubblicità, capito? Il tuo nome? Gaetano. Gaetano, aspetti con me? Sì. Giusto un minuto e un mezzo. Minuto. Pubblicità. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
Ultime news dopo Covid-19 per l'igiene dei negozi, uffici, cucine, scuole, bar, ristoranti, alberghi e palestre. La giusta soluzione con i prodotti Club Italia. Per ordinare, consultate il sito www.clubitalia.it. Neapolis Informatica, distributore nazionale di prodotti IT e partner dei maggiori marchi internazionali. La Neapolis è presente nel mercato dell'informatica sia hardware che software, nel mondo audio-video, nella mobility, nella fiscalità e nell'office. neapolisinformatica.com. Ritmo. Per l'igiene della casa, vuoi risparmio favoloso, non far come l'Hula Hop, trova un Vulcano Shop. Allora, a Cercola, in via Don Minzoni 1, Casalnuovo, via Saggese, Marigliano, via Variante 7 bis, Napoli, via Lavinaio. Amore, sono a casa. Amore, allora com'è andata? Riunioni. E tu? Che cosa hai fatto in questi giorni? Ho ristrutturato il bagno. Bene. Come hai ristrutturato il bagno? Vieni a vedere. Dai. Ta-da! Ta-da. Quanto ci è costato? Con doccia time pochissimo e incomoderate. Adesso però ho da fare. Cosa? Devo godermi il mio nuovo bagno. Mio? Il nuovo? Il bagno è anche il mio! Ta-da! Doccia time. Presto detto, presto fatto. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente. Andiamo ad analizzare il prossimo turno che vede impegnati il Cagliari e Venezia venerdì 1 ottobre alle 20.45. La Salernitana riceverà il Genova sabato alle ore 15. Torino non colorati ci sarà il derby sabato 2 ottobre alle 18. Sassuolo Inter sempre sabato alle 20.45. Bologna Lazio domenica alle 12.30. Sampdoria Udinese domenica alle 15. Così come Verona Spezia e Fiorentina Napoli. Roma Empoli invece si giocherà alle 18. Atalanta Milan si giocherà alle 20.45. Analizzato con calma, però ve lo alliscio subito. Godetevi il cartoccio, diciamo, bentornato al cartoccio e buona fortuna a tutti. Giocate sempre poco, 2-3 euro, non di più. Il gioco è uno sfizio, non deve essere una necessità. Ciao, in bocca al lupo, buona serata. A te Lino, a te Vittoria. A grande richiesta il cartoccio di Salvatore Manna. Perché no? Tentiamo un po' la fortuna. Buonasera, ecco il nostro cartoccio. Allora, Cagliari-Venezia 1x, Sassuolo-Inter x2, Verona-Spezia 1x, Sampdoria-Udinese 1x, Fiorentina-Napoli x2 e Roma-Empoli 1. Buona fortuna e Forza Napoli sempre! Un altro appuntamento di Forza Napoli on the road è giunto al termine, speriamo, io incrocio sempre le dita che possiamo continuare così, perché ragazzi è davvero una goduria vedere questo Napoli. Io vi do la buonanotte e Forza Napoli, e Forza Napoli on the road, a te Lino! Grazie Vittoria, anche questa puntata di Forza Napoli on the road è giunta al termine, siamo stati in quel di Ottaviano, grandissimi tifosi e soprattutto un'area freschissima, venite a Ottaviano ragazzi, si sta veramente bene. Io saluto il mio cameraman Fabio e soprattutto il fotografo Gaetano e vi do appuntamento tutti martedì sera alle 22.30 sempre solo su Più N, esclusiva di Più N, il mercoledì mattina replica alle 8.30 e il giovedì a mezzogiorno vi gustate la puntata. Vi do appuntamento alla prossima puntata e soprattutto vi saluto sempre come ogni martedì. Buonanotte, addio. Questo programma è stato offerto da Neapolis Informatica, Confetti Crispo, Beauty Line, Liquori Desiré, Club Italia.
Donna Sofia, Vulcano Shop, Erba Negra, Doccia Time. Presto detto, presto fatto.